pomeriggio e ben trovati all'appuntamento con Lunedì Sport. È stata una domenica ricca di soddisfazioni per lo sport ovandino e quindi, visto che abbiamo molti servizi da proporvi, cominciamo immediatamente. Per l'Olimpica Basket, la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C, Silver ha regalato una importante vittoria scaccia crisi a Martina Branca in trasferta con il punteggio di 77-65. Vediamo insieme la cronaca della partita ed a seguire anche il post gara inerente Castellano Udas Ostuni con la situazione inerente alle condizioni di salute di Dejuan Cooper. Sentiamo. Per l'Olimpica Basket arriva una vittoria importante per il morale contro Martina Franca. Nella sesta di ritorno della Serie C Silver, i gialloblu di Giovanni Gesmundo vincono con il punteggio di 77-65. Giocando con rapidità e scioltezza, e a chiusura del primo quarto sono avanti 13-25. Il massimo vantaggio si concretizza nella parte centrale del secondo quarto. Buono, Mazzilli, Malpede ed Albisino sbagliano sotto le planche, mentre i padroni di casa offrono una blanda resistenza e faticosamente nella seconda parte di gara recuperano lo svantaggio, arrivando alla penultima sirena a meno 3. Gli ultimi 10 minuti di partita sono tutto uno show giallo-blu che si riscatta ampiamente dopo la pessima prestazione interna contro il Mola. Tiene bene il campo e la vittoria auspicata giunge al momento giusto. Adesso sarà vietato sbagliare in casa fra 6 giorni nella prima delle due partite casalinghe di questo girone di ritorno contro Castellaneta, vincente in casa contro Francavilla per 72-47. Mimmo Siena, Speciale News. Ottiene la 17ª vittoria utile consecutiva nel campionato di basket Serie C Silver nella sesta di ritorno con sofferenza di Biancazzurri, allenati da Gigi Marinelli nel giorno del suo compleanno. Hanno battuto con il punteggio di 94-90 una cestistica Ostuni che non ha mai mollato dal primo minuto del primo quarto in poi, riuscendo quantomeno ad andare vicina alla squadra capolista del torneo, che però non ha smesso di mollare e se l'è portata a casa questa vittoria. Ma in questo momento pesa anche l'infortunio capitato a Dejuan Cooper a pochi secondi dalla fine della gara. Non lo sappiamo, domani farà l'ecografia e vedremo, probabilmente sì, qualcosa di non... forse un paio di settimane, non lo sappiamo, dobbiamo capire l'entità, se è una contrattura, uno stiramento o altro. Anche perché a prima vista, quando l'abbiamo visto cadere per terra, lì per lì non dava proprio l'impressione di aver subito un infortunio serio. No, invece aveva già fatto stretching nel terzo quarto, tanto è vero che l'avevo tirato fuori, avevo messo Giovanni proprio per farmi fare stretching, avevo visto che era un po' sofferente. E niente, vedremo domani, lunedì, sappiamo un po', sapremo l'entità dell'infortunio. E dunque ora parliamo di pallavolo, perché è stata una domenica esaltante per le formazioni di volley per quanto riguarda sia la Serie B maschile che la Serie B femminile. La Udas Volley in casa domenica al Palla di Leo ha battuto con il punteggio di 3-2 al termine di una partita durata circa 2 ore la SEM Bari, mostrando un miglioramento dopo il successo convincente contro il Locorotondo per 3-0. Bene anche la Libera Virtus capolista nella Serie B femminile, che ha battuto le omologhe dell'ASEM Bari per 3-0. Sentiamo. Doppio successo per le formazioni ovandine di pallavolo. Importante test casalingo per l'Udas Volley al Palla di Leo. Nella 12ª di andata della Serie B uomini, Biancazzurri di Roberto Ferraro hanno battuto al termine di un vincente duello l'ASEM Bari per 3-2. 12-25, 25-23, 21-25, 25-22, 15-12 parziali. Partita a ritmi altissimi sin dai primi scambi, in cui i padroni di casa hanno mantenuto concentrazione e forma psicofisica importante, confermando quanto di buono avevano fatto vedere nel recupero vincente di mercoledì contro il Locorotondo.
Anche per la Libera Virtus, importante successo esterno contro l'AS Mambari. In B femminile, 12° turno, le virtusine, capolista del campionato, battono in trasferta per 3-0 le baresi, fornendo una prestazione tutta grinta e volontà. 25-23, 25-17, 25-17, i parziali della sfida che confermano la leadership riconquistata da circa una settimana. Mimmo Siena, speciale news. Ed ora una ampia pagina calcistica. Iniziamo con il campionato di eccellenza regionale pugliese. L'Audace Cerignola dunque non fallisce nel primo appuntamento del 2017. Nella prima giornata del girone di ritorno, i giallo-azzurri guidati da Francesco Marina hanno battuto con il punteggio di 3-1 il Gallipoli. E adesso, tra 6 giorni, l'insidio si trasferta a noi Cattaro. Sentiamo! Inizio di 2017 importante per l'Audace Cerignola. Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza regionale pugliese, i gialloblu di Francesco Marina battono per 3-1 al termine di una bella partita il Gallipoli, che naviga nelle zone basse della classifica. Pronti via e al quarto minuto Audace già in gol. Lo Jodic dalla destra vince bene un rimpallo, entra in area di rigore e con un diagonale imparabile segna alle spalle del portiere ospite Passaseo. La replica dei salentini affidata a una punizione che tuttavia non costituisce effetto. Al 31° minuto il raddoppio russo, traversone per diritto che impallina per la seconda volta il numero 1 ospite. Nel corso della partita la gara si mantiene su buoni livelli. Intorno al 26° minuto arriva il gol della bandiera gallipolese per merito di De Giorgi, che a centro area supera di testa il portiere Marinaro. La gara si mantiene, come abbiamo detto in precedenza, su ottimi livelli e al 91° arriva il definitivo 3-1. Vice Domini intercetta un pallone a metà campo, passaggio per diritto per Morra, il cui destro termina in fondo al sacco. Dunque altri preziosi punti sulla strada verso la Serie D e domenica prossima insidiosa trasferta a noi Cattaro. Mimmo Siena, speciale news. Adesso il campionato di Serie A, che ha proposto nella prima giornata del girone di ritorno un clamoroso colpo di scena. La sconfitta della Juventus a Firenze per 2-1, rilanciando così le ambizioni. Scudetto per Roma e Napoli, sentiamo! Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A tutto ritorna in discussione per la lotta scudetto. La Fiorentina compie l'impresa di battere la Juventus con il punteggio di 2-1. Viola micidiali con le firme di Kalinic e Chiesa e poi l'accorciamento delle distanze da parte della Juventus con Higuain. Solito forcing bianco-nero, ma la sostanza non cambia. Dunque tornano a sperare e in maniera clamorosa anche Roma e Napoli. I giallorossi di Sballetti regolano al Friuli con sofferenza l'Udinese per 1-0 grazie alla rete di Nainggolan, mentre il Napoli con Maradona, ospite eccezionale in tribuna, battono il Pescara per 3-1. La lotta Europa regala importanti verdetti per Inter e Lazio. I nerazzurri di Pioli vincono nell'anticipo delle 12:30 contro il Chievo per 3-1, mentre la Lazio batte l'Atalanta per 2-1. In chiave salvezza importanti successi per Cagliari e Sassuolo, entrambi con identico punteggio 4-1 su Palermo e Genoa. Unico 0-0 di giornata e Sampdoria-Empoli. Il quadro della giornata si concluderà lunedì sera con la sfida dell'Olimpico di Torino tra i Granata e il Milan. Mimmo Siena, speciale news. Ed è tutto per quanto riguarda questa edizione di Lunedì Sport. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale questa sera alle 19:00. Buon proseguimento di pomeriggio.